Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo nostro terzo webinar dedicato alla didattica a distanza. Per tutti coloro che incominciano a seguire con questo il nostro ciclo di lezioni, faccio una mia breve presentazione. Io sono Piero Gallo, sono autore Mondadori e ho insegnato informatica e robotica negli istituti tecnologici. Attualmente sono dirigente scolastico e dirigo l'Istituto Comprensivo Statale di Soleto in provincia di Lecce e tutto ciò che io vi sto proponendo in questa serie di webinar sono frutto di tutte le dinamiche di didattica a distanza che ho posto in essere con il mio collegio dei docenti e che stiamo vedendo avere dei buoni risultati per quanto riguarda sia la soddisfazione degli studenti ma anche dei genitori. Ovviamente per i docenti, perché come abbiamo già detto nei due precedenti webinar, non bisogna spaventarsi di questa nuova, sempre tra virgolette, nuova metodologia, è solo una metodologia diversa di affrontare la didattica, utilizzando gli strumenti che noi quotidianamente utilizziamo, sia a scuola in presenza, sia online, magari in un'ottica diversa. Si tratta di vedere nel suo complesso come applicarle a una didattica di natura un po' nuova, ecco, un po' diversa. Bene, detto questo, andiamo a vedere di che cosa ci occuperemo oggi. Eccoci qua. Ora, qual è l'obiettivo del nostro webinar di oggi? È sempre la gestione della lezione in modalità condivisa sincrona, però andiamo ad inserire, rispetto a quanto non si sia già fatto nel precedente, i primi elementi di asincrono. Quindi noi prenderemo in considerazione la lezione che abbiamo studiato, abbiamo progettato il precedente webinar e introdurremo dei nuovi elementi tecnologici per arrivare a condividere i materiali e ad una prima gestione, come poc'anzi dicevo, in modalità sincrona. Queste sono le slide, le prime due che abbiamo visto la scorsa volta e che quindi riepilogo in maniera molto veloce. Ricordate sempre che partiamo dalla somministrazione delle conoscenze, stiamo lavorando in modalità asincrona online, quindi dicemmo che è il miglior modo di lavorare secondo gli obiettivi della chunk lesson, della didattica, della lezione a pezzi, a blocchi, è quello di utilizzare un learning object. Dovremo arrivare ovviamente come step successivo alle abilità e dicemmo sempre che in ambito asincrono online il modo migliore è il modeling, quindi ti faccio vedere come si fa, dopodiché devi essere tu a riprodurre quei concetti, oppure lo sviluppo di determinate azioni per confermare l'apprendimento. Bene, ecco la novità di oggi. Su che cosa andremo a lavorare? È il momento di vedere le competenze. Però qui competenze, la parola competenze va presa in un'accezione molto più ampia e un po' diversa rispetto a quello che siamo abituati a fare in presenza. Quando noi parliamo di competenze, atteggiamenti oramai con la nuova nomenclatura, la competenza non è soltanto quello riferito a un compito di realtà, come infatti è scritto anche sulle slide, ma è competenza anche nell'ambito di mettere insieme altre competenze tipo quella digitale. Vedere quanto i nostri ragazzi sono in grado nel loro proseguio di mettere insieme tanti pezzi di lezione in modo somministrati in modo diverso e arrivare al dunque, a pervenire all'apprendimento. E in questo modo, arrivare a una competenza di questo genere, riusciremo a vedere quanto lo studente sia in grado di modellare il proprio apprendimento. Per raggiungere questo obiettivo, però, ci servono ulteriori strumenti e i migliori sono quelli che ci stanno portando pian piano verso le piattaforme. Oggi ne vedremo la prima piattaforma che è l'utilizzo della piattaforma Drive di Google, che ci permette di utilizzare strumenti in modo tale da poter lavorare in simbiosi con il ragazzo, con lo studente, ma anche con gruppi di studenti o con tutta la classe. Bene, questa è la lezione che abbiamo visto la scorsa volta. Dicemmo che è una lezione tarata su una scuola secondaria di primo grado che riguarda una lezione di scienze e la vedemmo un po' per quanto riguarda gli obiettivi della lezione che devono essere
presi in considerazione obbligatoriamente per arrivare a strutturare una lezione secondo, diciamo, i crismi di Santa Romana Chiesa, cioè secondo delle specifiche didattiche, o meglio, pedagogiche. Quindi si parte dai prerequisiti, la lezione che deve essere sempre e costantemente spezzettata, alternare momenti di lezione con verifiche e con attività da svolgere, e ribadisco sempre verifiche intese come verifica dell'apprendimento. La valutazione è una cosa che vedremo, continuo a dirlo durante tutti i webinar, nell'ultimo step. L'importante è che ci sia feedback e la restituzione finale che sia un prodotto globale che vada a raggruppare al suo interno tutto quanto è stato messo in moto nell'ambito dell'apprendimento. Ok, allora, vi ricordate il brainstorming? Dicemmo che poteva essere fatto, ricordatevi, siamo sempre in modalità, o meglio, abbiamo parlato di modalità asincrona. Quindi dicemmo, uso un brainstorming condotto con Google oppure faccio realizzare un disegno. Bene, cosa dicemmo l'altra volta? Posso farmi spedire tutto per posta elettronica. Ok, e se utilizzassimo una cartella condivisa? Ci facessimo spedire non per posta elettronica, ma creassimo uno spazio condiviso in Drive in cui tutti gli studenti nella cartella della terza A vanno a mettere il loro lavoro. Vedete, raggiungiamo volta per volta uno step, stiamo raffinando la didattica, oserei dire così. Andiamo sempre a step successivi per renderla sempre più fruibile e più efficace. E perché non utilizzare, per esempio, una lavagna, una LIM, una lavagna interattiva multimediale condivisa con gli studenti? C'è Jamboard di Google che si trova all'interno di Drive, che può essere utilizzata in maniera molto semplice, oggi la vedremo. Dopo il brainstorming, dicevo, una piccola lezione registrata con Screencast-O-Matic, che la scorsa volta non andava bene, ma che stavolta vi farò vedere il funzionamento di questo software. Allora, vediamo le vostre risposte. Posso fare in modo che le scrivano? Perché non prevedere un modulo? In questo momento non un modulo valutabile, un modulo, vedere le risposte, fare una statistica e vedere come si fa normalmente in presenza, quanti hanno risposto corretto, quanti hanno sbagliato qualcosa, quanti hanno lasciato la domanda in bianco, in modo da pervenire, fotografare una situazione iniziale. Abbiamo visto l'altra volta i video attivi con Edpuzzle. Bene, loro potrebbero adesso, potremmo, il docente può chiedere, mi fai un attimo un riassunto di quello che è stato, di quello che hai letto e di quello che hai visto? Potremmo fargli realizzare un documento come quello di Word. Lo facciamo realizzare con Google Document. Vi ricordate, dicemmo, una volta arrivati, guardandola in senso orario come orologio, alle 18, abbiamo il punto in cui dobbiamo vedere in questa prima parte dell'orologio, in questa prima parte di attività, di mettere insieme i pezzi di questo puzzle per vedere se l'apprendimento comincia ad esserci. E lì dicemmo la scorsa volta, in modalità asincrona, dovete provare a utilizzare gli strumenti che avete a disposizione relativamente anche alla banda utilizzata nelle città, nei paesi, nei luoghi di residenza dei vostri strumenti. Noi qui stiamo parlando di piattaforma, quindi potremmo utilizzare presentazioni, documenti, schemi. E come? Fatti direttamente dallo studente, ma fatti anche per gruppi. Possiamo incominciare a implementare il cooperative learning con questo tipo di piattaforma. E perché no? A questo punto potremmo anche introdurre un modulo valutabile, vedere a questo punto della lezione, attraverso una verifica, come stiamo andando. Tutto quest'ulteriore ramo, che dicemmo essere relativo più al potenziamento o al recupero delle conoscenze, perché stiamo andando addirittura d'arrivo, potrebbe essere sempre condotto con le stesse modalità, quindi con presentazioni, con documenti e con schemi, che tra poco vedremo come realizzare. Non dimenticate mai, anche se stiamo facendo un passetto in avanti, stiamo andando oltre, stiamo perfezionando la didattica, bilanciamento tra strumenti tradizionali, penna, carta e libro, e quelli tecnologici. Progettate sempre la lezione, vedete quel cosa fa e cosa, con che cosa. Adesso diventa sempre più completo, sempre più adatto
a una didattica veramente DAD, didattica a distanza. Eccole qui, vi ricordate la parte dell'approfondimento relativo alla scoperta delle parole chiavi? Non più su un quaderno, come dicemmo la scorsa volta, o compilando questo modulo, ma io potrei realizzare questo modulo con un semplice documento di Google, condividerlo con i ragazzi o condividerlo per gruppi e fare in modo che scrivano. La parte di prendere appunti e di coordinare l'apprendimento, mi permetto di suggerire, non deve mancare mai con gli strumenti tradizionali. Ognuno di noi ha un proprio metodo di studio e dobbiamo permettere ai ragazzi di perfezionarlo, di sperimentarlo nel caso in cui non abbiano ancora un metodo, e cerchiamo di essere presenti sempre nella strutturazione di un metodo di studio per i nostri studenti. Quindi andiamo a controllare che ci sia una modalità di organizzazione delle informazioni. Ricordate il modulo autovalutativo, sempre fondamentale in qualunque tipologia di lezione di materia? Bene, io questo qui lo posso fare con un modulo. E una volta restituito, io posso attraverso la piattaforma Drive avere una statistica. Quanti hanno risposto alla domanda numero 1 in maniera poco approfondita? Quanti hanno problematiche? Quanti hanno risposto con sicurezza? E quindi pervenire davvero a una statistica, vedete, non parlo di voti, parlo di statistiche per vedere quanto il mio metodo didattico stia andando a sopperire a determinate esigenze e quanto la mia azione possa essere ritenuta da me, docente, efficace. Ricordate sempre, costantemente, di garantire l'apprendimento multisensoriale, anche se andiamo a introdurre una piattaforma nuova. Bene, allora a questo punto direi di partire direttamente. E la prima cosa però, prima di andare su Drive, andiamo a vedere Screencast-O-Matic, che la scorsa volta aveva avuto qualche problema in modalità. Ok, basta nella barra di ricerca di Google digitare Screencast-O-Matic. Lo troviamo. Andiamo a scegliere la modalità free. Ricordatevi che è una web app, non c'è nulla da scaricare, quindi lanciamo il registratore in modalità free. E una volta, eccolo qui. Vedete, quando viene lanciato, questa cornice è esattamente la zona che noi possiamo utilizzare per inquadrare, riquadrare meglio la zona che vogliamo riprendere. La posso tranquillamente modellare, stringere, stringere il campo, allargare, vedete? Posso spostarla, però attraverso queste modalità posso scegliere se registrare soltanto lo schermo, soltanto la webcam, oppure entrambi, come magari quello che state vedendo voi in questo momento. Durata massima. Allora, per quanto riguarda la versione free, la durata massima di registrazione è 15 minuti. Se volessi ottenere una più lunga, devo andare nella versione a pagamento. Ma attenzione, non solo non è un problema, perché io posso registrare 15 minuti e poi 15 e poi altri 15 e comunque avere il video sempre della lunghezza che io desidero. Ma in generale, come dicemmo la scorsa volta, è necessario che i video siano piccoli. La dimensione, vedete, questa è la dimensione di questo riquadro. Vedete, ogni volta cambia, però io potrei dire, registra intanto a 720 pixel o 480 per quanto riguarda la risoluzione e la qualità di stampa, la finestra attiva, cioè questa riquadrata, oppure lo schermo intero. Qui, come potete vedere anche dalle barrette verdi, si va a sincronizzare il microfono in uso del computer e a questo punto, vedete questo pulsante importante? Quando siete pronti, fate clic sul rosso, 3, 2, 1, via, e state registrando tutto ciò che volete fare. Voi potete a questo punto fare normalmente una lezione, parlate, fate vedere qualcosa al video, semplicemente con la massima serenità. Potete interrompere e poi riprendere. Quando avete finito, la cosa più importante da fare è clic e fatto. Ora,
Attraverso Salva, io vado a salvare il mio file video che ho realizzato, il nome lo potete cambiare, la tipologia è un MP4 e andate a scegliere la cartella sul vostro computer dove andare a memorizzare il video. E il gioco è fatto. Ho sempre detto che questo è uno dei software più semplici da utilizzare. Ed è molto efficace perché con due semplici clic mi consente di registrare un video che posso somministrare, continua a dire, in modalità asincrona. Bene, adesso andiamo in piattaforma Drive e cominciamo a lavorare. Una volta che ognuno di noi entra con il proprio account Google, sapete bene che attraverso i pulsantini delle app di Google può andare a cercare Drive. Fatto clic qui su Drive, questo è il mio spazio Drive, entra in questo grande spazio, è praticamente un hard disk virtuale dove io posso incominciare a mettere dei miei materiali. Guardate, noi vedremo in maniera sincrona. Vedete quello che farà uno studente e quello che vedrà il docente. Bene, la prima cosa da fare quale può essere? Beh, intanto potrei, con un pulsante destro, andare a creare una nuova cartella. Per esempio, la cartella della terza A. Creo. E poi magari creo un'altra. La cartella, supponendo che io abbia la terza A e la terza B. Perfetto. Ora guardate, terza A. Pulsante destro, condividi. Ok, con chi la devo condividere? Con i miei studenti. Dentro vado ad inserire gli indirizzi di posta elettronica, tanto lo faccio soltanto una volta, degli studenti con cui voglio condividere la cartella. Io adesso scrivo, ho creato uno studente fittizio, giusto per vedere un po' come funziona. Studente prova 000 chiocciola gmail.com. Invio. Ok. Se io adesso torno a vedere lo studente nel suo spazio Drive, il suo spazio Drive è vuoto. Andando in condivisi con me, riesco a vedere cosa qualcuno ha condiviso con me. In questo caso, il docente ha condiviso la terza A. Per cui, se adesso lo studente fa clic nella cartella, qui dentro, nuovo, documenti Google, tanto tra poco vediamo come funzionano. Vedete? L'elemento creato disporrà delle stesse autorizzazioni di condivisione della cartella selezionata. Per cui tutto ciò che io ho stabilito che i ragazzi possono fare in questa cartella, le stesse identiche autorizzazioni avranno per i file presenti in questa cartella. Quindi crea e condividi. Crea un documento di Google. Scusatemi, documenti. Sapete bene che facendo clic nella casella documento senza titolo, automaticamente il nome viene riportato, è quello della prima parola scritta. Ok, chiudo, perché il salvataggio sapete bene che è automatico. Andiamo nella parte del docente, vado in terza A. E qui dentro, appena io attiverò la condivisione, vedrò, eccolo qui, il documento che lo studente ha creato. Primo step, questo è importantissimo, per cui nulla vieta che io incominci a dire, bene, allora, documenti Google, crea e predispongo un questionario. Domanda numero uno. Stiamo sempre parlando del nostro apparato cardiocircolatorio. E qui il ragazzo deve andare a scrivere. Allora, possiamo anche fare in questo modo.
Anzi, guardate, vorrei farvi vedere in questo modo. Lo condivido. Lo condivido sempre con Naturalmente la soluzione migliore è quella poi di crearsi una mailing list una sola volta con tutti gli studenti della terza A, scrivere terza A e in automatico vengono presi tutti. Invia. Ok. Andiamo a vedere adesso qui, condivisi con me, in terza A. C'è questo test. Bene, ora guardate se io cerco di mettere due. Se il ragazzo scrive, cos'è il cuore? Diciamo così, ok. Bene. Il cuore, eccolo lì. Allora, quello che scrive in automatico viene visto dall'altra parte dal docente. Bene. Che cosa voglio sottolineare con questo? Posso somministrare un lavoretto da fare e stabilire una data? Oppure potrei dire: se abbiamo la possibilità, vedete, non ho ancora il video, non ho ancora la videoconferenza. Potrei dire, ragazzi, è condiviso nella cartella per tutti quanti lo stesso documento e lavoriamo tutti quanti insieme. Qui in fondo voi vedrete le icone di tutti i ragazzi che sono connessi. Quindi posso fare uno e mandarlo singolarmente ai ragazzi in modo da avere la prova per ognuno. Posso mandare lo stesso documento a tutto il gruppo di persone e fare in modo che lavorino insieme. Ok? Proprio questo lavoro di condivisione, adesso allarghiamo anche questo, chiudiamo. Posso tra l'altro, pulsante destro, altro, Google Jamboard, sto creando un file relativo a questa lavagna interattiva in modalità condivisa. Vedete, questa è una semplicissima lavagna ma molto valida. Intanto c'ho la penna, cancella, seleziona la nota adesiva, posso aggiungere un'immagine, magari, vedete, posso mettere un'immagine che carico dal mio file, prenderla dalla ricerca delle immagini, mettere una foto, piuttosto che, oppure sfondo, se io mettessi nero, avrei proprio una lavagna a tutti gli effetti, perché se cerco la penna bianca posso scrivere come se fossi in lavagna con un gessetto. Ho questo strumento che è utile per fare in modo che gli studenti notino una cosa, è il laser. Attenzione a questo o a quest'altro. Oppure la posso utilizzare come bacheca, guardate. Nota adesiva, inserisci al suo interno un tuo commento. Salva. Ok. La possiamo spostare qui. Andiamo a vedere cosa sta vedendo il nostro studente. Chiudiamo questo. Siamo nella terza A. C'è il file pervenuto in condivisione. Bene. Io col doppio clic scrivo. Ciao a tutti, andiamo alla parte eccolo qui, del docente, vedete che la condivisione c'è sempre. Vedete quanto sono utili questi grandi strumenti. Ora direi di vedere un ulteriore strumento. Intanto vi
il discorso, diciamo così, della condivisione è la parte più importante, perché andare a strutturare un lavoro secondo le regole di document, di Google Document, è esattamente uguale a tutte quelle che noi abbiamo per Microsoft Word o per OpenOffice. Vedete, c'è sempre la barra degli strumenti, formattazione, il tipo di testo, il font, la dimensione, il formato, non cambia nulla, è praticamente uguale. Ripeto, la cosa fondamentale è che non occorre salvare nulla perché, guardate bene qui cosa appare, ogni volta che scrivo, vedete, salvataggio, tutte le modifiche sono state salvate, per cui non dovete avere problema. L'unica cosa importante è dare sempre un titolo significativo al testo. Bene, tornando un attimo alla nostra presentazione, abbiamo detto che, vedete, la cartella condivisa, abbiamo visto dei documenti, abbiamo visto anche intanto come lavorare con Jamboard, presentazioni, schemi e moduli, la parte più importante. Adesso andiamo a vedere in questa parte della lezione come possiamo fare. Usciamo da documenti. Attenzione poi. Non è necessario avere per forza delle singole cartelle, perché io potrei anche non crearle ad avere tutto qua dentro, nello spazio, diciamo, nella grande cartella. Facciamo una cosa, guardate, pulsante destro, altro, voi avete anche, tra l'altro, disegni Google. Pensate ad esempio nel caso in cui io stia insegnando, per questo dicevo le regole non ce ne sono, dipende dal... Se sto parlando di un bambino di prima elementare come di uno studente universitario, dipende, le esigenze sono diverse. Il disegno potrebbe servirmi per stimolare la curiosità nel combinare i colori, quindi c'è anche questo strumento. Jamboard l'abbiamo visto. Andiamo a vedere adesso invece le presentazioni. Le presentazioni hanno lo schema e la struttura analoga a quella prevista da PowerPoint. Vedete, si inseriscono gli oggetti all'interno della diapositiva, si inseriscono le diapositive che hanno una loro struttura, hanno anche un loro tema. Quindi da questo punto di vista le transizioni, io do per scontato perché in tutte le scuole forse PowerPoint è lo strumento più particolare, o magari anche più di Word per realizzare lavori con i nostri studenti. I temi, che sono quelli che abbiamo appena messo, il layout della diapositiva, quindi i segnalibri e le zone previste, come strutturata la diapositiva, lo sfondo per cambiarlo eventualmente, questo è un nero, ma possiamo anche attribuire uno sfondo di colore diverso, e così via. Quindi, ogni volta che devo aggiungere una diapositiva, faccio nuova diapositiva. Posso duplicarla, questa appena fatta, le posso cambiare di ordine, serenamente. Ho delle possibilità di inserire al loro interno immagini, ma anche elementi multimediali. Quindi, tranquillamente come PowerPoint. Ed è proprio per questo motivo che non mi soffermo molto, perché invece preferirei dedicarmi ai moduli. Guardate una cosa, non mi condividi. Presentazione senza titolo, la chiamiamo prova. Salviamo. Quando vado a condividere, non dimenticate mai che le credenziali assegnate nel momento di creazione della cartella sono sempre le stesse per i file. Questo invece è diverso adesso che usciremo fuori dalla cartella e vi farò vedere. Ok. Andiamo nella parte più importante. Questa volta esco dalla cartella. Pulsante destro, altro, moduli di Google. Questo è lo strumento, a mio avviso, più potente che ha Drive e ci consente di realizzare dei moduli, dei questionari o valutabili o non valutabili, cioè dei semplici questionari conoscitivi oppure questionari che ci permettono proprio di valutare gli studenti, di attribuire, di assegnare un voto. Bene, una volta che abbiamo creato la base del modulo, andiamo ad inserire il titolo. Allora noi creiamo proprio uno sul nostro sistema cardiocircolatorio. Descrizione del modulo.
Mettiti alla prova. Ok, intanto vediamo un po' l'interfaccia. Potete vedere qui una personalizzazione del tema con questa tavolozza. Potrei scegliere il colore o potrei scegliere anche un'immagine. Ci sono vari temi, potrei caricare dal mio computer delle foto. Temi ce ne sono tanti, ne possiamo mettere, vedete? Ok, scegliamone uno a caso. Inserisci. Lo sfondo sarà ovviamente in tema con l'immagine che abbiamo messo. Detto questo, la prima cosa da fare, supponiamo di crearlo già a valutativo, è di andare ad inserire attraverso questa barretta, questo menu, le domande. Poi arriveremo alle risposte. Ok, più. Vedete, lui già comunque ha creato la prima e questo piccolo pulsantino con sei piccoli punti ci permette di espanderlo. Cosa è possibile inserire? Risposte brevi, paragrafi, scelte multiple, li vediamo pian piano. Beh, come qualsiasi test che si rispetti, la prima cosa deve riportare l'inserimento del cognome e del nome. Quindi, risposta breve, cognome, ovviamente obbligatorio. Questi tre pulsantini, con valida della risposta, potrebbe essere utile, per esempio, possiamo dire che i caratteri non devono essere maggiori di o minori di, supponiamo un cognome, noi dicessimo di mettere a massimo 20 caratteri. Quindi serve per questo. Oppure se deve contenere un numero piuttosto che un testo, ma adesso che facciamo, costruiamo il test, vedremo. Una volta che ho finito, posso tranquillamente andare alla prossima. Posso mettere una descrizione. Inserisci il tuo cognome. Bene, a questo punto ho finito e vado alla prossima. Anche qui è una risposta breve. Nome. Ok, anche questo è obbligatorio. Cominciamo con le domande. Bene, la scelta multipla, vedete il cerchietto indica che le scelte sono mutuamente esclusive, quindi la selezione di una toglie quella precedentemente selezionata. Per esempio, andiamo ad inserire questa. Una delle funzioni del sangue è scelta multipla, produrre ormoni. Regolare la temperatura corporea, chiamone un'altra, prelevare ossigeno dai tessuti e portare ossigeno solo al cervello. Bene, naturalmente qui potremmo decidere di metterlo obbligatorio o meno, dipende dallo stile, dal tipo di quesito di test che noi vogliamo fare. Andiamo alla prossima. Per esempio, questa volta mettiamo una casella di controllo. Qui invece le scelte sono mutuamente esclusive, posso sceglierne più di una. Ad esempio, i vasi sanguigni sono arterie. Bene. Tendini. Muscoli. Sto scrivendo delle cose così, ovviamente che non hanno molto senso, ma giusto per andare veloce. Qui il ragazzo deve crociare due affinché la risposta sia corretta. Vediamo ancora qualche altra tipologia. Scelta multipla, abbiamo l'elenco a discesa. L'elenco a discesa verrà fuori una casella combinata dove il ragazzo facendo clic viene fuori, appunto, scende l'elenco e dovrà scegliere una determinata voce. Ad esempio, scegli all'interno dell'elenco la voce corrispondente alle cellule che si occupano della coagulazione. Allora, potremmo mettere globuli rossi, globuli bianchi,
piastrine, così, ne potremmo aggiungere. Quando ci rendiamo conto che no, non è corretta, la eliminiamo. Oppure, attenzione, che nel caso in cui io debba fare più di una, produrre più di un quesito dello stesso tipo, posso fare duplica e poi cambio magari soltanto le voci al suo interno. Bene, a un certo punto sto andando avanti, dico, ma come sta avvenendo? Se vado su questa icona, questo pulsante con riporta l'occhio, vado in anteprima e vedo come sta avvenendo il modulo. Perfetto. Proviamo a vedere un attimo un altro tipo. Più. Questa volta andiamo a mettere. Allora, la scala lineare, sinceramente, da un punto di vista della valutazione, non lo vedo molto, molto utile, però vi faccio vedere lo stesso che cosa è possibile fare. Vi ricordate quando troviamo in scala da 1 a 10, quanto sei soddisfatto? Ecco, servono a quella cosa lì. Scala lineare, il valore minimo 1, massimo 10, e la domanda è: in scala da 1 a 10, quanto ritieni utile il lavoro del cuore? Sempre domande che non hanno molto senso, ma giusto per comprendere. Potrei mettere anche un'etichetta, poco, che corrisponde a 1, e tantissimo, corrisponde a 10. Ancora, le griglie a scelta multipla. Le griglie sono carine, sono delle cose molto particolari. Permette di mettere più scelte, in questo caso a scelta multipla, nel senso che sempre mutuamente esclusive, creando proprio una piccola tabella. Proviamo a costruirne una. Allora, nelle righe scrivo. Aspettate un attimo. Allora, eccolo qui. Nella riga 1 mettiamo cuore, sangue, vasi e linfa. Nelle colonne mettiamo trasporto, ossigeno. Nell'altra colonna mettiamo controllo, meglio, temperatura. E poi spinge il sangue. Andiamo a vedere subito in che cosa consiste. Vedete? Qui il ragazzo dovrà scegliere solo una. Nel caso in cui io andassi, sì, meglio chiuderlo però. Nel caso in cui andassi a scegliere invece di creare la griglia con caselle di controllo, praticamente è la stessa cosa, solo che al posto, vedete, del cerchietto, quindi della scelta mutuamente esclusiva, ho la possibilità di far selezionare più di una. E quindi saremmo allo stesso punto. Ok, abbiamo visto intanto come crearlo, abbiamo visto che cosa metterci dentro. Dobbiamo vedere anche qualche cosa di più particolare. Inoltre, mettiamo, ecco, ci può essere molto utile. Qui, vedete, dopo questa, io faccio più, vado ad inserire una domanda al suo interno, anche perché le domande possono essere spostate. Se io prendo questa e la trascino sopra, cambio di posto. Quindi le riorganizzo. Stavolta mettiamo una domanda, paragrafo, praticamente la risposta, il quesito aperto. Domanda. Quali sono i compiti svolti dal ventricolo? Okay. E qui ci aspetteremo una risposta da parte dello studente. Detto questo, io ripeto, vado a vederlo. A questo punto andiamo a vedere le impostazioni. Intanto, quando io vado a somministrare il test, potrei raccogliere gli indirizzi di posta elettronica degli studenti. Ricevute di risposta, come vedete, gli intervistati ricevono una copia delle loro risposte. Quindi se decido che
è un'opzione che mi può essere utile in questo frangente, perché, ripeto, dipende dal tipo di test che io sto facendo, valutabile, non valutabile, conoscitivo. Richiede l'accesso, limita una risposta. Se sto facendo una verifica scritta, chiaramente limito una risposta perché vi farò vedere, quel link poi non funzionerà più. Quindi questo nel caso. Però ricordatevi, per poter utilizzare questo strumento, i ragazzi devono avere tutti un account Google. Infatti lo riporta come commento. Gli intervistati possono apportare modifiche dopo l'invio. Dipende se un lavoro che io sto facendo a scopo conoscitivo va bene, se una verifica non va bene. Posso far vedere loro il grafico del loro risultato. Ripeto, dipende sempre. Presentazione. Mostra barra di avanzamento. Se ci sono 20 domande, farà vedere una di 20, due di 20, tre di 20. Ordina domande in modo casuale. Se siamo in laboratorio in presenza va benissimo, in questo particolare momento in cui ogni ragazzo lavora da casa, potrebbe non esserlo, però ciò non toglie che io possa inserirlo. E tra poco vedremo anche quiz. Salvo, attenzione che questo modo di cambiare l'ordine delle domande, io lo posso scegliere anche qui, perché se vado su questi tre pulsantini, posso dire ordina le opzioni in modo casuale. E quindi verranno visualizzate in modo diverso. Detto questo, andiamo a vedere invece una cosa particolare, ma molto importante, però direi prima di vedere come sta avvenendo. Ecco, questo, vedete, quando voi inserite, volevo farvi vedere proprio questo, ordina in modo casuale, vedete che possono essere variate anche il nome e cognome. Allora troveremo anche una soluzione per ovviare a questo inconveniente. A questo punto io direi al momento togliamo l'ordina domande in modo casuale, lo salviamo e vedrete che se vado in presentazione saranno esposte nell'ordine in cui io sono andato a realizzarle. Questa la togliamo perché non è valida. Vedrete che compare l'indirizzo di posta elettronica obbligatorio perché io ho proprio selezionato raccogli indirizzi di posta. Andiamo a togliere questo, quindi elimina, e questa volta andiamo a vedere che cosa succede se io invece lo trasformo in quiz. Se lo trasformo in quiz, significa che diventa valutabile. Allora, intanto, il voto allo studente deve essere pubblicato subito dopo ogni invio o successivamente? Dipende. Non solo dipende dalle scelte del docente, ma dipende anche dalla tipologia di quesiti che sono contenuti. Se ci sono delle domande aperte che io devo valutare dopo, chiaramente devo mettere successivamente. Se io volessi invece che il ragazzo possa vedere all'istante l'esito del suo lavoro, metto subito. Però è chiaro che non deve contenere domande aperte. Chi risponde può visualizzare le domande a cui non ha risposto, quante sono le corrette, il punteggio che ha avuto. Perfetto. Salvo. E adesso questo mi si è trasformato in test valutabile. Da che cosa lo comprendo? Lo comprendo dal fatto che se vado a fare clic sull'apertura della domanda, troverò chiave di risposta. Chiave di risposta per quanto riguarda la domanda aperta non ha nulla di particolare. Posso prevedere un punteggio massimo. Allora, se è ben fatta, darò 10 punti. Potrei aggiungere un feedback sulla risposta, se volessi. Qual è il feedback? Allora, o un commento, oppure, nel caso in cui io volessi dopo aiutarlo, perché una volta che ha selezionato e ha risposto, me l'ha mandato indietro, potrei mettere un link per fare in modo che lui vada magari ad approfondire, o un video. Vedete, link, oppure un video, andando a mettere un link relativo a YouTube per far vedere, tipo, a che serve il cuore. Ti faccio vedere prima un video in modo che tu poi possa rispondere. Vedete l'associazione, la didattica sempre multisensoriale? Ok, salvo. Andiamo a vedere queste. Allora, qui ho una risposta a caselle di controllo. Se vado in chiave di risposta, per avere, per esempio, 5 punti, deve rispondere correttamente arterie e vene. Quest'altra invece sono le scelte mutuamente esclusive.
La chiave di risposta, la funzione del sangue è regolare la temperatura corporea e gli diamo, per esempio, considerato, faccio un esempio che questa possa essere una domanda difficile, mettiamo 10 punti se dovesse rispondere bene. Questa, come vi dicevo, non è molto adatta a un test valutativo perché vedete, qualunque punteggio io vado a mettere, non riesco a selezionare se quella corretta o meno. Quindi questi sono molto utili invece di test conoscitivi e quindi non valutabili. Qui invece lo posso fare perché se vado in chiave di risposta, vado a scegliere che il cuore fa il controllo della temperatura, il sangue ha il trasporto dell'ossigeno, i vasi, mettiamo qualunque a caso, giusto per metterne uno, e qui diamo 4 punti ciascuno. Se rispondono bene. Fine. Andiamo a correggere. Perfetto. A questo punto io ho strutturato il modulo in modalità valutabile. Cosa devo fare adesso? Vado a gestirmi le risposte. Intanto, come gestirò le risposte? Guardate, qui c'è un pulsantino, crea un foglio di lavoro. Potrei avere un riepilogo. Se faccio clic, crea un nuovo foglio di lavoro, modulo senza risposta, senza titolo, lo chiamerò test apparato cardiocircolatorio. Crea. Nel momento in cui lo creo, mi viene creato un foglio vuoto e qui vedrò intanto la data e l'ora della consegna, l'indirizzo di posta elettronica, il punteggio che ha avuto e poi il cognome, il nome e tutte le risposte dello studente. Ancora, qui potrei eventualmente eliminare tutte le risposte, rimuovere, posso fare dei lavori appena cominceranno ad arrivare. Una cosa importante, accetta risposte. Quando mi rendo conto che tutti hanno risposto, potrei toglierlo perché se per qualche motivo io dovessi aver dimenticato di spuntare una sola risposta, il ragazzo potrebbe mandarmi un'altra. Invece, togliendo accetta risposte, le risposte di quel link praticamente sarà ancora una volta disattivato. Perfetto. Ho sistemato questo, adesso non resta altro che inviarlo. Dove lo invio agli studenti? Come lo invio? O tramite mailing list o inserendo i vari indirizzi mail. Diventa troppo oneroso in termini di tempo. Bene, allora vado su questo pulsantino, ottengo un link che posso anche abbreviare. Questo lo posso mettere sul registro online, lo posso mandare con un canale tipo WhatsApp, lo posso mandare tramite un altro canale comunicativo, lo posso mandare semplicemente attraverso la bacheca della scuola. Se non volessi far questo e ho sempre gli indirizzi di posta elettronica, li scrivo qua. In questo caso noi scriviamo il nostro, studente prova. Potrei anche includere il modulo all'interno della posta e lo invio. Perfetto, torniamo a vedere il nostro studente cosa sta vedendo. Questo, andiamo nella posta. Scusate un attimo, a questo punto, studente prova. Ok, arriva la mail e mi dice che sei stato invitato a compilare questo modulo. Clicco, indirizzo. Studente prova 000@gmail.com, cognome Rossi. Ecco qua, l'ho fatto volutamente. Vedete, nel caso in cui io abbia sbagliato a lasciare qualche cosa, in questo caso io ho previsto numero, adesso io provo a scrivere un numero,
devo andare poi a modificarlo e rinviarlo. Ecco perché vi dicevo, quando nel momento in cui dicevo vedete che potete variarlo, potete eliminarlo, perché l'errore è dietro l'angolo e io volutamente non ho detto nulla proprio per farvi vedere che è facile incappare. Rossi, quali sono i compiti svolti dal ventricolo? Il ventricolo si trova nella parte bassa del cuore e vado avanti. I vasi sanguigni, vedete, mi fa vedere quanto vale. Quindi il ragazzo ha già contezza di quanto pesa quella domanda. I vasi sanguigni sono, supponiamo che lui ricordi solo le arterie. Anzi, questa la facciamo rispondere correttamente. Una delle funzioni del sangue è produrre gli ormoni, questa non è valutabile. Allora, il cuore controlla la temperatura, il sangue trasporta l'ossigeno, qui i vasi spinge il sangue e proviamo a farla così. Bene, fatto questo, il ragazzo clic e invia. La tua risposta è stata registrata. Andiamo. Qui. Intanto vedete, nel foglio di calcolo è venuto fuori che c'è tutto quanto e tutti i dati registrati. Ma io ho un numero 1 nelle risposte. Risposte. Allora, intanto mi sta facendo vedere delle statistiche. Domande con risposte errate, punteggi. Oh, perché mi dice pubblica punteggi qui? Io sto vedendo ovviamente uno perché è arrivato solo uno, altrimenti andando a vedere individuali li vedrei a uno. Mi dice pubblica punteggi perché abbiamo spuntato che il ragazzo non li vede tutti quanti insieme, ma li vede una volta che io ho deciso di assegnare il voto, perché c'erano le domande a risposta aperta. Quindi, quali sono i compiti svolti dal ventricolo? Ed è questo qua. Io posso andare poi ad assegnare un voto. Qui vedo tutte le risposte in termini statistici. Andiamo nelle individuali e posso andare veramente a controllare. Allora, quali sono i compiti svolti? E ha detto questo, mi può andare bene, gli assegno 6 punti. Aggiungi un feedback. Salvo. Vedo, questa l'ha indovinata, per cui automaticamente è stato assegnato il 5 come punteggio massimo. Qui invece è sbagliata, per cui prende 0 su 10. E la risposta corretta qual era? Questa ovviamente non è valutabile, qui 2 l'ha indovinata e 2 no. A questo punto cosa facciamo? Pubblica punteggio. A chi lo diamo? In questo caso tutti, perché è soltanto uno, altrimenti vedrei una lista e l'andrei a inviare soltanto al ragazzo interessato. Fatto questo, andiamo ancora una volta a vedere che cosa succede. Il ragazzo, lo studente, va nella propria posta. Il tuo punteggio è 19 su 41 e posso andare a vederlo. Vedo il totale, vedo come è andato. A questo punto, ancora una volta, facciamo così. Torniamo un attimo a noi. Facciamo un attimo una sintesi. Ritorniamo indietro e vediamo la lezione in questa modalità. Sono partito con un brainstorming. Questa volta come l'ho condotto? Ho creato una cartella condivisa, ho creato un file Jamboard e ho detto ai miei studenti: ognuno di voi metta appiccichi dentro un post-it con l'indicazione di una parola chiave che è la prima che gli viene in mente quando pensa al cuore. Questo potrebbe essere un brainstorming. Potrei completarlo, potrei renderlo ancora più ampio. Ripeto, non ci sono delle regole generali, dipende dall'età, dal taglio, se sto facendo una lezione di eccellenza, se sto facendo una lezione di recupero, se sto facendo una lezione ordinaria. Quindi io vi do un po' delle indicazioni di massima che voi calibrerete. Dopodiché, Screencast-O-Matic, ho registrato il video posso metterlo all'interno, condividerlo di Drive, ma vi ricordate quando nelle domande
a livello di feedback io potevo inserire o un link o un video. Bene, lì potrei mettere un piccolissimo mio video dove io spiego quella cosa lì. Dopodiché chiedo nella domanda risposta aperta, ora rispondimi. Quindi unisco la visione della lezione con l'abilità subito. Posso completare le attività di prima lezione introduttiva con quello che è accaduto durante il brainstorming, prevedendo un modulo non valutativo perché mi faccia vedere, constatare quanto gli studenti sanno oppure quanto gli studenti hanno, diciamo, spolverato dopo la mia nozione introduttiva. Quindi ho un modulo non valutato, ma che mi serve come statistica. Ecco, sulla domanda numero 1, 8 su 10 hanno risposto, sulla domanda numero 2, 10 su 10 hanno sbagliato. Quindi ho un'indicazione di come calibrare la lezione. Quale lezione? Quella che incomincerò a prevedere di registrare con Screencast-O-Matic e che non devono essere più di 15 minuti e che metterò a blocchi. Il modulo documento. Documento abbiamo visto. Posso inserire dei semplici documenti da inviare ad uno alla volta in modo tale da avere le risposte. Io creo un foglio documenti, un documento di Word, si intende. E posso inviarlo ai singoli studenti o lo mando a tutti quando si lavora per gruppi. Quindi voglio lavorare oppure faccio uno che mando a 3 ragazzi, uno ad altri 3 e uno ad altri 3. E io vedo in contemporanea a una determinata ora se dovessi dire ragazzi alle 19, alle 11, alle 9 del mattino lavorate, collegatevi, lavorate, io vi seguo dall'altra parte. Vedete? Non ho lo strumento ancora della videoconferenza. Ecco perché questo step è un intermedio tra la sincrona pura del precedente e la sincrona che vedremo la prossima volta. Però è un passo in avanti. Inoltre, posso sempre, senza dimenticare mai, che all'interno del mio spazio Drive io posso caricare file dal mio computer. Posso caricare cartelle intere, oltre che creare. Inoltre, è fondamentale perché, stando proprio in ottica di didattica a distanza, e dato che stiamo parlando di docenti digitali, adesso guardate, a prescindere da questo momento di didattica a distanza, io non ho più bisogno, una volta che ho il mio drive, di avere le pendrive, di avere un hard disk portatile esterno, perché basta avere una connessione. Ora, la connessione ce l'abbiamo tutti, perché se non ho quella fisica, tramite l'hotspot del mio smartphone comunque mi collego. Per cui non corro mai il rischio di arrivare a scuola e magari avere il dubbio di aver dimenticato qualche file a casa. Adesso invece, dovendo lavorare in remoto con i nostri studenti, diventa la parola d'ordine. Tornando al nostro lavoro. Abbiamo organizzato la lezione e abbiamo la fase di restituzione. La fase di restituzione potrà essere sempre quella detta la scorsa volta, cioè creami una mappa interattiva o creami un Padlet. Perché il Google Drive mi è servito come calderone per mettere insieme tutto, mentre la scorsa volta noi avevamo soltanto la possibilità di far arrivare via foto o per posta elettronica. In questo modo incomincia ad essere incrementata l'interazione con lo studente. Non dimenticate mai il feedback, cioè quando arriviamo al momento della restituzione, le domande, i quesiti che vorrete, devono essere in ottica assolutamente globale. Quindi, visto che ci avviciniamo pian piano poi al nostro discorso sulla valutazione, incominciate non a dimenticare o ad abbandonare, per carità, ma a mettere un attimino da parte il concetto di verifica sommativa. Cominciate ad abbracciare, a meno che non l'abbiate già fatto, ma in maniera piena, invece, l'accezione di verifica formativa a 360 gradi, guardando molte competenze nell'ambito di un lavoro. Magari guardare con una massima attenzione cose che in una lezione svolta in presenza a scuola non avremmo dato molto peso. Qui ne dobbiamo dare ancora di più. Perché in questo momento particolare e comunque in generale, a prescindere dal momento, nell'ottica in cui c'è il remoto, non c'è la presenza del docente e dobbiamo vedere che abilità
smuove il ragazzo, mette in campo il ragazzo, lo studente, è necessario che queste abbiano il loro momento valutativo. Ora, non dimenticando mai questi, io vi do appuntamento al nostro prossimo webinar, con la speranza sempre di essere stato, non dico esaustivo, perché in un'ora si possono dare concetti di base, ma da come avrete avuto modo di intuire, di comprendere le mie dinamiche di insegnamento, è la progettazione la base. Quando ho progettato bene a monte, dopo utilizzare gli strumenti, una volta che io l'ho imparato, ho imparato a utilizzarlo, diventa sempre più facile. Invece catapultarsi in una lezione, improvvisandola e utilizzando gli strumenti, senza che loro abbiano un filo logico conduttore, la lezione diventa farraginosa. E per questo motivo che forse potrei apparire ripetitivo, ma per me il punto fondamentale è progettare la lezione. Quindi ci vediamo il 9 di aprile, il prossimo alle 15, dove andremo a vedere invece la lezione sincrona. Bene, mi ha fatto piacere stare ancora una volta un'altra oretta con voi e arrivederci alla prossima.